finale ne resterà soltanto una e si porterà a casa la coppa. Vedremo cosa ci regaleranno oggi in campo le due squadre. Milan che affronta l'Inter. Amici appassionati di calcio, benvenuti a questa spettacolare finale della UEFA Champions League da parte di Pierluigi Pardo e Lelia Dani. Atmosfera fantastica, campioni immensi, spettacolo, adrenalina, è tutto pronto per questa sfida. Si affrontano Milan e Inter. La finale della UEFA Champions League è l'evento calcistico più visto al mondo dopo quello dei mondiali. Quanti paesi sono collegati? Milioni di spettatori sintonizzati per seguire quella che è la partita più importante dell'anno a livello di club. Storia, tradizione, gloria, basta o vuoi che vada avanti? No, perché non ancora, eh? Insomma, l'impressione, le scelte del tecnico rossonero. Veniamo per la porta. Bennacer insieme a Brahim Diaz come coppia centrale di centrocampo e Giroud unico riferimento davanti. Queste le scelte iniziali del tecnico dell'Inter. In porta c'è Handanovic, difesa composta da Skriniar in coppia con De Vrij, Barella insieme a Brozovic nella zona centrale del campo e davanti Romelu Lukaku accanto a Lautaro Martinez. Ci siamo, è l'appuntamento più atteso dell'intera stagione, la finale della UEFA Champions League e si gioca. Brahim Diaz, Tonali, Bennacer, occhio all'avanzata del Milan, Giroud, 1-0 Milan in questa finale di UEFA Champions League. Gol all'apparenza facile, non poteva sbagliare da quella distanza, ha mantenuto la calma e non ha lasciato scampo al portiere. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Sbagliato il possesso dell'Inter. Saelemaekers. Occhio, cerca l'area di rigore. Giroud. Tiro intercettato. Ecco Lukaku. La gioca su Lukaku. Recupera palla alla grande nei 16 metri. L'Inter recupera il pallone. Gosens può far male da lì. Tonali. Giroud. Muove molto bene il pallone qui il Milan, efficace il possesso rossonero. Può metterla da lì. Attenzione, Handanovic non la tiene.
si avventa sul pallone e lo spazza, azione che sfuma. Ottimo l'intercetto del pallone. Lautaro. Occhio a Lukaku. Riconquista un pallone importante. Bennacer. Servito Tonali. Bennacer. Giroud. E c'è il gol, raddoppia il vantaggio e adesso ovviamente potranno gestire, anche se è presto per giocare col cronometro. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'azione del gol. Non ha sprecato da pochi passi. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Intercetta bene il traversone. C'è stata la deviazione provvidenziale e sarà dunque corner. La calcia in profondità. Straordinario qui. Nuovo tiro dalla bandierina. Corner battuto corto. Lautaro Martinez. Possesso recuperato in area. Ha scelto bene il tempo. Per quanto riguarda il possesso palla, meglio il Milan sin qui. Vedi come si divertono quando giocano. Continuano a creare occasioni. La palla gira velocemente. Infilano la difesa avversaria come un coltello nel burro. La differenza tra le forze in campo è netta. Di questo passo rischia di finire in goleada. Tackle preciso, attacco che si interrompe. C'è la possibilità del contropiede. Difesa lenta a rientrare di partenza che può essere pericolosa. Brian Diaz respinge qui il tiro. Palla in out, ci sarà rimessa dal fondo. Lautaro Martinez la gioca su Lukaku. Gosens ha spazio per andare. Occasione per accorciare le distanze. Attenzione, tiro murato. Çalhanoğlu sale la bandierina, è fuori gioco. Calabria. Ci sarà un minuto di recupero. Bennacer. Grande opportunità. Risolve con un intervento decisivo. L'arbitro fischia, c'è l'intervallo qui al Parco dei Principi di Parigi. Inizia dunque la ripresa di questa finale della UEFA Champions League. Lautaro Martinez. Attenzione, pericolo! Accorciano le distanze, ce ne vuole un'altra adesso ovviamente per pareggiare. Possiamo apprezzare meglio qui l'azione del gol.
mandato al bar, il proprio marcatore. Una conclusione potente che si è infilata alle spalle del portiere. Non poteva fare molto da quella distanza. Si riprende con l'Inter che ha trovato il gol del meno uno e adesso dovrà andare a caccia del pari. Olivier Giroud. Brahim Diaz. Occhio all'avanzata. Con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. Brozovic. Con questa palla e punta alla porta. E non sbaglia! Hanno trovato il gol del pari. Finale che torna in perfetto equilibrio. Perché non si sono arresi dopo lo svantaggio. Hanno continuato ad attaccare, i loro sforzi sono stati premiati. La regia ci ripropone l'azione del gol. Possiamo apprezzare meglio la verticalizzazione che ha liberato il tiro il compagno. Ha mantenuto la lucidità necessaria per piazzarla alle spalle del portiere, che non poteva far niente qui. Match davvero spettacolare, meno per i tifosi neutrali. 2-2 il risultato. Bennacer. Giro palla prolungato per aprire gli spazi. Filtrante calibrato bene. Grande tempestività di questo intervento. Possono ripartire in contropiede. Ecco Lukaku. E il portiere dice di no. Occhio ai saltatori nerazzurri. Inter a caccia del vantaggio. Occhio al cross di Brozovic. Bennacer. Servito Tonali. Scelgono ancora il tiki-taka. Occasione per Giroud. Palla in rete e passano avanti. Ed è festa grande dei tifosi sulle tribune. Sentono questa vittoria ancora più vicina. Ecco che ci viene riproposto il replay del gol. Sono evidenti le colpe del portiere. E beh, non ha coperto bene il proprio palo. La palla si è infilata proprio lì. Si ricomincia con l'Inter che è sotto di una rete, proverà ad annullare lo svantaggio. Prova a farla filtrare. Brozovic. Palla consegnata a Barella. Brutta gestione di Lukaku. Milan che viene avanti e prova a rendersi pericoloso. Azione che sfuma, ottima lettura difensiva. Ancora un quarto d'ora da giocare. Rafael Leão. Tonali. Possesso palla prolungato. Azione interrotta e possesso che sfuma. Usa bene il fisico qui. Lautaro. Manca poco alla fine, devono sfruttare questa occasione per trovare il pari. Barella. Maignan. Buona la risposta. Sceglie l'appoggio. Il difensore blocca bene il cross.
Pallone che esce, sarà calcio d'angolo. La mette in mezzo, pulisce l'area. Skriniar tocca la palla in fallo laterale, ci sarà la rimessa. Pallone recuperato. Mkhitaryan. Tackle vincente in area, pallone di nuovo loro. Occhio al contropiede. Si giocherà ancora per due minuti. Da lì può far male. Palla che esce di pochissimo. Peccato, occasione sprecata. Mkhitaryan. Provano ancora i giocatori dell'Inter a caccia. Applausi per questa parata che salva il risultato. Potrebbe essere il colpo definitivo alle speranze avversarie di rifarsi sotto. Pallone in mezzo. L'arbitro dice che può bastare e può cominciare soprattutto la festa dei tifosi sugli spalti, dei giocatori in campo, sono loro i campioni. Grande soddisfazione, Pierre, per i vincitori. Hanno dato tutto quello che avevano in campo e possono mettere in bacheca un trofeo che avevano nel mirino dall'inizio della stagione. Era stata preparata sin dalla scorsa estate questa stagione per arrivare qui, oggi, per portare a casa il trofeo. È vero, Lele. Lunghi sforzi ripagati dal risultato di questo match. Questo è un momento che non dimenticheranno mai. Sono gli ultimi istanti della stagione, è il momento per i vincitori di sollevare la UEFA Champions League appena conquistata. Non solo una finale, Pier, un'intera stagione da ricordare la loro e da incorniciare. Hanno compiuto un'impresa straordinaria, andando oltre qualsiasi aspettativa, superando i loro limiti, zittendo anche coloro che non li ritenevano in grado di vincere un trofeo così importante. Ma la verità è una, quella del campo e il duro lavoro oggi è stato ripagato. Sono sul tetto d'Europa, Lele. Si avvera il sogno che molti di questi ragazzi avevano fin da bambini. Ecco i giocatori e i tifosi che festeggiano tutti assieme la conquista della coppa più ambita del calcio europeo. Sugli spalti alcuni sembrano ancora non realizzare del tutto ciò che è successo, ma hanno vinto la UEFA Champions League, la Coppa dei Campioni, non hanno mai mollato, volevano salire sul tetto d'Europa e finalmente ci sono riusciti. Una giornata che rimarrà nella storia di questo club. Arriva il momento della foto assieme alla Coppa della UEFA Champions League con i fotografi che vogliono catturare lo scatto perfetto per celebrare questo momento. I vincitori si ricorderanno per sempre di questa giornata. Sono pochi calciatori che possono vantare il titolo di campione d'Europa nel proprio palmarès.